Vi saluto con un brano. Io ho dovuto rivisitare la scaletta più volte. La prima volta, cioè, insomma, Eugenio Finardi è un amante di blues. Prima mangiando è venuto fuori questa cosa del blues, ma io ho solo tre canzoni, come faccio a farvi vedere tutto quello che so fare con la chitarra? Questi chitarristi sono veramente degli egocentrici. Dovete immaginare, è difficile, molto difficile. E allora ho pensato questo mentre facevo questa canzone. Io sai cosa faccio? Faccio l'inizio di quel blues, così ringrazio Eugenio e Francesco per avermi dato questa opportunità, perché è molto bello poter essere qui per me in questo momento. E quindi vi accenno un inizio di Crossroad, che è un brano di Robert Johnson, che unisco al mio brano, e vi racconto questa piccola cosa per chi non conoscesse il personaggio. Vedete, Robert Johnson è una cosa strana, perché era un chitarrista mediocre, era un signore che non suonava tanto bene la chitarra e voleva entrare nel giro, dai, fatemi suonare. E invece quelli dei Boston, no, Willie Brown, Sonhouse, quelli di Charlie Patton, lasciavano lì così. Un giorno questo signore va via e dopo 6 mesi ritorna con una tecnica prodigiosa, no? E gli fanno: ma dov'è che hai imparato a suonare la chitarra così? E lì è nata la leggenda, no? Perché lui disse: ho venduto l'anima al diavolo. In realtà quello lì è stato 6 mesi nel cesso anche lui a suonare la chitarra. Questa è la verità, no? Solo che se lo dici poi dopo non è affascinante. Crossroad, e grazie per la vostra educazione, devo dire, suonare così con questo silenzio è veramente pregevole e anche difficile, devo dire. Potete anche parlare, se volete. Thank you.
Grazie.